Ciao. Ciao. Oggi ascoltiamo anche un po' di musica, eh? Ci sta. Fate una sorpresa oggi, eh? Guarda che bella. Adesso vi racconto di questa pianta. Messiamo la musica, casomai la lascio e dopo alziamo il volume un po' quando mentre lavoro. Bella bro, ciao Marco, ciao amico mio. Kevin, ah, ciao Roberto, Bruno Tiberi, siete in tanti, eh? Bravi, bravi. Davide Pisoni. Siamo tutti i soliti, oggi in esterna, al mio laboratorio, così sto un pochino fuori anche io, Giovanni, Mirko, Fedele, nel frattempo qualcuno mi manda pure, dove? Mi sto cercando su Facebook, dove sto? Vediamo un po' se mi trovo in diretta. Eccomi. Bene. Allora, spieghiamo un po' questa pianta. Questa pianta qua è stata cavata solo da un anno. Esattamente, solo da un anno, senza radici. Ciao Rocco. Ciao Sergio, allora ci sono delle foto alla fine quando chiudo il ciao Gino, quando chiudo Lorenzo, ciao belli, quando chiudo il video alla fine metto che cos'era appena l'ho cavata, era semplicemente un pezzo di tronco, era tutto vivo, ok? Quindi tutta la parte che vedete lavorata è stata creata artificialmente con le frese. Dopo facciamo un giro aereo col telefono. Ciao Lorenzo. Carlo Cipollini, Natale. È piena di tarli. Aldo, ciao Aldo. Settimana faccio il tuo Kiridashi che ti serve mancino e te lo spedisco, visto che spedizioni in quasi tutta Italia stanno funzionando. Ciao Marco. Quindi questa pianta è stata cavata solo da un anno, era senza radici, niente, praticamente senza rami, il tronco era completamente intatto, quindi tutto vivo, e tutti i lavori che vedete sono stati fatti ad iniziare da agosto. La pianta è stata cavata a marzo del 2019, pianta, direi più che pianta, direi tronco, perché non c'era nulla. E da marzo ha iniziato da subito a reagire in modo molto forte, arrivando a produrre rami anche di 2 metri di lunghezza. E quindi ad agosto ho iniziato già con i primi step di lavorazione sul secco, e poi mi sono spinto anche un pochino oltre, dopo vi faccio vedere in che maniera. E sono riuscito a creare una curva esasperata nella parte viva senza che muoia, quindi cambiando completamente la direzione dei fasci linfatici. Ora, è evidente, prego Aldo, buona domenica Sardegna, sì ci siamo, non è molto bello oggi, ogni tanto piove, un pochettino esce il sole, insomma. Va bene, non mi dispiace comunque, dai.
serve anche un po' di pioggia. Quindi, allora, una cosa molto evidente è che io ho fatto una filatura totale, però le zone non filate, cioè dalla base intorno al tronco, la pianta sta vegetando in modo molto forte, in modo molto prepotente. Quindi io invece voglio che il vigore sia concentrato dove mi serve, sui rami. Quindi oggi mi dedicherò a togliere tutto il filo dai rami, tranne da quelli dai due rami più grossi che formano tutta la chioma. Sono questi qua. Uno è questo, e uno è nascosto, l'altro è questo qui. A parte questi due, toglierò tutto il filo e potterò dove mi serve. Nella stessa maniera, ecco, li punto col dito. Questi germogli molto grossi, questi qua, ovviamente li eliminerò. Tolgo il polistirolo oggi, questo polistirolo che avevo messo per creare, volevo delle radici aeree in questa zona a vista e non so che cosa ci sia dentro. Io presumo che ci siano formate delle radici, quindi oggi tolgo il polistirolo e, se è il caso, poi lo rimetterò. In più faremo un girettino sulla legna secca per vedere che cosa ho fatto e come si può migliorare ancora. L'effetto è molto bello, solo che questo taglio qui, non lo so, non mi convince molto, quindi devo agire sicuramente in questa zona qua di secco, in modo tale da creare una sorta di zigzag qua. Qui, così, in questa maniera. Così, qui scendo, qui risalgo. Quindi probabilmente questa parte la vuoterò, la eliminerò e la rendo più fine. Magari lascio questo pezzo e questo lo tolgo. Sono lavori molto avanzati di estetica. Molto difficili da fare. Una volta che la togli la legna, non la puoi, cioè, la puoi anche riattaccare, però non lo trovo un lavoro molto buono, molto professionale. Ok, quindi adesso passo, sembra sfibrato, con delle zone vuote. È tutto un lavoro. Se guardi il video dall'inizio, l'ho spiegato. Allora, spesso mi fate domande su cui ho già spiegato magari anche due volte durante il video, quindi vi consiglio di guardarvi il video completo perché in genere spiego tutto quanto, ecco. Poi ovviamente io mi leggo tutti i commenti, laddove ci sono mancanze le replico dopo. Ok? Chiaro, no? Chiaro. Quindi prendiamo delle forbici buone e passo a togliere il filo e a potare. Mi sembra che sia inquadrata bene, non è da vicinissimo, però sai che cosa posso fare? Avvicinarmi ulteriormente, così mettiamo. Buono così, no? Sì, così si vede bene il lavoro. In cui ci lavoriamo insieme. Vediamo un po'. Su questo ramo qua, a me è utile che ingrossino questi rametti e non qui. Quindi la cosa che faccio è quella di eliminare il filo, fermare, va a finire il profumo. Un anno dalla cava. Per me questo è molto importante perché io sinceramente di aspettare 3 anni per iniziare a mettere mani sulle piante non mi va. E quindi
riuscire a poter fare questi lavori solo un anno dalla cava per me è importante ed è bello allo stesso momento, che non sto a aspettare, aspettare inutilmente. Ovviamente ci sono delle tecniche affinché ciò accada, non è che faccio magie. Pettinato bene, torno con te, forse con me. Quindi a me interessa che si sviluppino molto bene questi due e anche questi arretrati. Ok? Cosa faccio? Lasciando meno rami avrò il vigore della pianta che è altissimo solo sui rami che a me interessa ingrossare. Quindi interessa sì ingrossare ancora, questo è un secondario, ma interessa ingrossare anche i terziari. Con la crescita ingrossa tutto quanto. Ok? Faccio la mia pulizia laddove ci siano gemme.
scegli i brani, passa da uno all'altro e salta quanto vuoi. Con Premium puoi farlo. Che ne dici di provarlo gratis per un mese? Tocca il banner per saperne di più. Semplice, no? In più vedo che mantiene abbastanza le pieghe, ovviamente con la crescita questo tenderà tutto a salire, a perdere un po' la forma, però in questo momento a me non interessa.
che è la parte più bassa e voglio ottenere, guarda un po', questo è più grosso di questo qua in pratica. Quindi io, siccome voglio ottenere il vigore, qua non porto nulla e faccio sviluppare tutto. Chiaro, no? Questa parte qua. Inizia a incidere in molte zone e quindi vedi, tiene pure la curva. Era il momento giusto di.
devi ascoltare proprio quella canzone. Quella che non riesci a toglierti dalla testa da giorni. Quella con il testo che parla d'amore, o di essere amati, o dell'amore per i gatti, o cose così. Grazie alla prova gratuita di Spotify Premium, per un mese puoi dimenticarti della riproduzione casuale e ascoltare tutti i brani che vuoi, compresa quella canzone, quando ne hai voglia. Tocca il banner per saperne di più. Certe volte non si sa proprio cosa scegliere, un po' di pop o di trap, musica classica o R&B, indie o elettronica. A volte devi solo continuare a saltare finché non trovi quello che ti va. Per il momento puoi farlo solo 6 volte ogni ora, ma con Premium puoi farlo tutte le volte che vuoi. Che ne dici di provarlo gratis per un mese? Tocca il banner per saperne di più.
È un lavoro lungo, ma con della buona musica si riesce a fare. Come siamo bloccato qua, diretta, un po',
siamo tutti? Stiamo seguendo? Come va? Mentre io... Ciao Michele, Carmine. Leggiamo Barbagallo. Ho capito, Franco, però coltiviamo in modo diverso. Dentro quel vaso, dentro questo vaso qua c'è una granulometria di terriccio grossissima. E io ho notato che vanno a cannone sempre e quindi in questo momento avevo dato un'impostazione generale. I rami hanno tutti dei bei giri e in questo momento una volta che la sfilo la faccio sfogare bene e poi filerò di nuovo. Però tra una filettura e l'altra do sempre lo spazio di poter crescere e poter fare ulteriori spessori. Calcolando che qui abbiamo già 2 centimetri di spessore su questo ramo qua. È passato solo un anno, eh? È passato solo un anno, quindi ha già fatto parecchio la pianta. Non è questione di tanti anni, qua è questione che in 5 anni la pianta è finita. E ovviamente se si coltiva bene, se si fanno le giuste tecniche sia di impostazione, anche come dici tu, certo, se stanno sempre legate non sviluppano bene. È proprio questo il motivo per cui ora la sto slegando e la sto potando e faccio sviluppare e crescere i rami. E allo stesso tempo faccio un po' di ramificazione e un po' di vigoria. Ok, vedremo. Grazie comunque. Grazie, buon lavoro anche a te. Ah, siamo in tantissimi oggi, eh? Questa è una pianta di un cliente, merita. Bel movimento, sì. Bella, bella pianta. Qua mi si è fermato. 22, sì, ok. È una bella pianta. Quindi comunque grazie Franco Barbagallo. Non so che risultati abbia ottenuto tu, come tu abbia coltivato, però sei una persona che ho sempre ammirato per i lavori, per la divulgazione, un po' di passione ce l'ho grazie anche ai tuoi lavori, ai tuoi articoli sulle riviste di quando ero più piccolino. Quindi sempre ben accetti. Quando sono costruttivi gli interventi sono tutti ben accetti.
Allora, no, il lavoro l'ho fatto io. Grazie Enzino, visto che segui, eh. Bravo. Il lavoro l'ho fatto tutto io, era tutta viva la pianta, quindi è tutto creato da zero. C'era solo qualche accenno, qui c'era un ramo, qua c'era un altro ramo. Quindi ho preso spunto da certi particolari. Vediamo se faccio un po' prima. Foglie non fanno più fotosintesi come si deve, quindi elimino. Le eliminiamo. Questi li lascio, voglio vedere cosa, se mi possono servire o meno, poi dopo nel caso li elimino. Questi qua, questo è secco, questo è secco. Adesso finiamo di togliere qui. Praticamente ho quasi terminato questo step di lavoro e dopo voglio vedere se ha prodotto radici lì, così vediamo. In questa maniera lavoro sia sui rami che sulle radici, ovviamente senza svasare la pianta, quindi non è un lavoro invasivo. Punto un po' difficile da raggiungere, però qua si dà una pulita, ma si blocca il video, va tutto bene, com'è? Perché sul mio telefonino, su questo qua, si blocca, poi è finita. È strano. Grazie. Allora, la concimazione in questa fase. Io per la concimazione uso sempre lo stesso concime che ha un bassissimo titolo di azoto e un alto titolo di potassio. Concime organico semplicissimo. La cui titolazione è un rapporto sempre di 1, 2, 3 NPK, quindi un 368, 369, 357 più o meno questa titolazione qua. Utilizzo sempre quello tutto l'anno, quindi non in questa fase, sempre. I motivi li ho già spiegati in un altro video, se vi guardate gli altri video capite. Cioè, ho spiegato sul secondo video per quanto riguarda i terricci. Era la lezione sui terricci e l'indomani ho spiegato anche il pH dell'acqua e la concimazione. Vi conviene dare un'occhiata. Tanto tempo ce n'è, mi pare che dovremmo stare almeno altre 2 settimane chiusi in casa. Avete tempo per guardarvi video
Non sono miei. Sono tutti salvati, le dirette sono salvate nel mio profilo, quindi ci potete dare un'occhiata, le lascerò sempre. Allora, anche qua. Questo telefono. Prego. Si stacca questo, ne sbaglia. Perfezionato. Queste sono nuove crescite. Il momento le lasciamo. Manca togliere il filo, questa parte qua, che io ho fatto crescere intorno al secco. Creare un po' di attenzione visiva. Qui c'era, questo era un ramo che continuava e quindi questo è stato tutto creato da zero. Ci sono volute tantissime ore di lavoro sul secco qua, sicuramente una trentina di ore di lavoro sino adesso con le frese, tanta roba.
Ok, anche qua diamo una bella quotatina. Girava in questa maniera. Poi vediamo come fare. Voglio più ramificazione qua. Ok. Bene, questa parte voglio lasciarla, mi sembra, ma ha inciso parecchio, quindi è probabile che questo faccia tenuta. Quindi potrei anche eliminare il filo. Il filo è verde perché è stata applicata la guttaperca. Pensavo di doverlo lasciare. Bene. Meglio così, tutto libero dal filo. Ora questa parte lavorerà benissimo. Trovo sempre più semplice mettere il filo che toglierlo. E mi piace più metterlo che toglierlo.
si aggiorna sul mio telefonino. Ci sono domande? Mi è sfuggito qualcosa? Carmine. Ciao Carmelo. Francesco, Gerardo, Angelo. Siamo in tanti, eh? Giorgio Castagneri. Sissi Bussu, bravi. Allora, voglio finire di togliere il filo, visto che ha fatto tenuta sull'altro ramo, magari anche su questo.
questa germoglierà a cannone proprio, tantissimo. Ciao Emanuele. Pulizia delle gemme. Allora, se riesco a fare un così. Vediamo che succede. È una radice. Molto grossa, questa è una terrapa che funziona quando ci sono i lombrichi. Vedi? Wow.
questo che dà i lombrichi, il muschio. Ok, questa io la lascio lavorare così. Questi germogli li taglio, questi radicano molto facilmente. Se volessimo fare
delle tale sono molto. Sono ottimi da far radicare. Poi anche dietro ci sono i germogli, ce n'è ovunque.
c'è cuore di bambina. Bando alla timidezza, forza, prendila. La vita è più dolce, senza ostacoli. È così. Questa parte comunque sarà lavorata, perché sarà più un buco che un gin. Allora, vediamo un po' la parte da migliorare, secondo me. Oh, questa è radicata di brutto, eh. Wow, la cura. Ora, come intervengo? Ok, ci siamo? Datemi un cenno. Quello che voglio fare io è migliorare la parte di secco ulteriormente. Perfetto. Sì, ho dato una lavoratina qui, però sarà più un buco. Con un semplice pennarello io toglierei proprio via questa parte qua. Perché comunque è troppo lineare questa parte, quindi essendo tutta forata è difficile che mantenga la linearità. Qui ci devo lavorare ancora dentro per lavorare su questa zona qua, sicuramente lo farò con la fresa. Lavoro sulla legna secca non è molto semplice, è una delle cose, penso che sia la cosa più difficile da fare, perché togliendo poi non puoi riattaccare. Anche questo lo lascio, però qui devo andare più in fondo. E così via, si lavora su tutto quanto e si cerca di migliorare, bisogna avere più vuoti e più pieni. Ho raccolto le mie lacrime e ci ho fatto una pozione, la lascio sul comò perché ti possa distruggere.
Why you? Già mi piace di più. Ok, facciamo un giretto e poi... Allora ragazzi, grazie di aver partecipato anche oggi. È una bella pianta, sì. Questa parte di secco, tutta questa parte di secco qua è tutta ancora da rifinire, da migliorare, però tanta roba, eh. Si è lavorato tantissimo. Questa è la parte che abbiamo scoperto adesso. Questi sono tutti i rami che hanno un bel movimento. Questa era un pezzo di tronco che ho lavorato in questa maniera. Facciamo un giretto dietro. Un po' scura, però si vede. Grazie Paolo. Ok Domenico, te la riguarda la indifferita. Qui ci sono... Questo è fatto tutto a mano. Ah, ecco, quello che volevo dire è che qui siamo partiti dal tronco, era un tronco unico, quindi alla fine, come chiudo la diretta, metto la pianta che cosa era in... E qui mi sono inventato questo giro, guarda qua. L'avena sale, così, scende, vedi che è interrotto qua? E poi va giù. E alimenta i rami giù. Ok, vedi? Vedi che l'ho interrotto lì? Mi sono creato questo giro. Tutto controvena. E ovviamente bisogna avere molta dimestichezza nel fare questi lavori e tenere sempre il vigore alto sulla pianta. Grazie ragazzi, vedi? Una bella piantina. Questa è una mega pianta. E lì c'è alto, vedi? Al sole. Guarda. Tanta roba. Ok. Ciao Andrea Percanzino. Diretta finita, ci siamo da tantissimo. Vi saluto. Ci vediamo domani. Facciamo un altro lavoro domani. Ok? Ciao ragazzi!